Una storia ultracentenaria, una bacheca da fare invidia, una tradizione per rendere omaggio a chi tiene alto in Italia e nel mondo il nome della canottieri Leonida Bissolati. La festa dell'atleta della società rivierasca, fucina di talenti e tecnici, non soltanto nel settore remiero, ha consacrato la giovane Elena Sali, campione del mondo under 23 di canottaggio, doppio pesi leggeri, quale atleta cremonese dell'anno. Applaudita anche Giulia Bentivoglio, bissolatina del 2022, il settore bocce, la canoa, i master, sia del remo che del nuoto, la pallanuoto e il tennis, oltre a ringraziare allenatori come Gianluca Bacchi, bissolatino dal 1986. Ma noi diciamo sempre che oggi è la festa più bella dell'anno, il giorno più bello dell'anno, perché credo che la mentalità dei veri bissolatini, ma anche di quelli delle altre canottieri, sia facciamo tutto per i nostri ragazzi, per crescerli all'insegna dello sport e dell'educazione sportiva, che è un tassello fondamentale. Quindi perché non questa la giornata più bella, dove li riceviamo tutti i nostri settori, premiamo quelli sì che fanno magari più risultati, ma premiamo tutti perché sono importanti che loro rimangano qui. Una festa che ha già un obiettivo preciso, con i volti di Esteban Farias, Valentina Rodini e Giacomo Gentili. Parigi 2024. Lo sport è un grande lavoro, bisogna fare una grande programmazione, non si può preparare un'Olimpiade o un campionato del mondo in poco tempo. Quindi qui tutti i nostri tecnici stanno già lavorando per il 2024, abbiamo naturalmente la Valentina, Jack, abbiamo Esteban, i nostri campioni degli ultimi anni, però abbiamo dietro una serie di ragazze, soprattutto di ragazze e di ragazzi, che io sono convinto ci daranno grandi soddisfazioni.